parleremo di Bowmore 19, un'etichetta molto rara in Italia, ne sono rimaste pochissime, quindi non la apriremo per lasciarne di più a voi. Ma cosa aspettarci da questa bottiglia? Una bottiglia importante, una bottiglia che invecchia per 12 anni in botti ex bourbon provenienti dalle distillerie Maker's Mark in Kentucky, più precisamente a Loretto, e per gli ulteriori 5 anni a completamento dei 19 in botti di rovere francese che contenevano Chateau Lagrange. Un whisky da questo colore intenso, da questo colore scuro, che regala al naso note sottili di fumo di torba, seguite invece da note molto più fruttate, di frutta esotica e di frutta estiva. Un whisky quindi che ha una torbatura delicata e che si esprime alla bocca con questa completezza, con questo bouquet aromatico che va dal miele all'erica fino appunto ad arrivare a questa frutta matura, sicuramente derivante dall'utilizzo delle botti di rovere francese. Slainte!